Andiamo sul nostro Final Fantasy. Come attendi? Ah, stavamo esplorando la piana. Eravamo in piena piana. Con le nostre dolci donzelle, Erit. Avevo letto pirateria, invece era prateria. Eh sì, Fede, sì. No, level. Conosco i miei polli. Dove sono le donzelline? Eccole qua. Il mio harem bellissimo. Dunque, avevamo iniziato l'esplorazione della piana. E vado dove ci sono i punti. Perché sì, perché poi capirete perché. Sì, oddio, no, 22-23 anni no, non ce li ha poi. Guarda, io ho iniziato a giocarlo, Path of Exile, in beta. Cos'è? Forse avevo appena iniziato a streamare, tipo, può essere? Ah, una decina d'anni, Path of Exile. Tanti, ma non così tanti. Sempre Team Tifa, ma quanto è fatta bene Aerith? Assolutamente sì, concordo. Anch'io, Team Tifa. Però devo dire che la Aerith del remake e del Rebirth è adorabile. Cioè, se fosse stata così nel gioco classico, penso che sarei stata Team Aerith. E che sono più affezionata a Tifa perché fin da piccola è sempre stata la mia preferita. Che mi intrappia di fare Tifa. Ma perché al tempo era più carismatica di Aerith. Cioè, Aerith nel classico non era fatta così bene. Cioè, era un bel personaggio, però era molto più fredda, molto più intoccabile, molto più algida. Qui, in questo remake, è più terra-terra, è più ingenua, più... Vabbè, era ingenua in realtà anche nel classico. Però, non lo so, qui sembra più umana. Credo che umana sia la parola giusta. Anch'io adoro tutte e due, però ho sempre avuto una preferenza per Tifa. Nei distributori automatici, oltre a pozioni, code di fenice e altri rifornimenti, puoi trovare offerte speciali su quantità limitate di oggetti utili, particolarmente consigliate per risparmiare gil. Bella sta musica. I cuscini ci servono per riposare. Mi fa un sacco ridere che abbiano i cuscini per dormire sulla panchina. Aspetta. Cosa cambia? È un cuscino scontato? Sì, lo compro. Ah, me ne dà solo uno scontato. Ampliamento dei manuali. Non ho abbastanza punti ex. Ancora. No, io non mi sono dimenticata di Jessie del remake. Guarda, Jessie del remake è stato forse il mio personaggio preferito del remake. No, è impossibile dimenticarsela. It's okay, I'm on your side. Heard you be heading my way. You're safe here, but not for long. By the sound of it, Shinra's leaving no stone unturned. Might want to hole up at the old dock out by the swamp. I'd wager Shinra's forgotten it's even there. Ah, e a proposito di arte, solo perché il tizio l'ha nominata. State pronti per quando tornerò settimana prossima, perché la settimana dopo ancora si parte con un nuovo formattino. Che faremo insieme a Tiz, J-Taz. E sarà coinvolta la mia grandissima arte. Le mie innominabili infinite capacità artistiche. Si torna a tingere le tende. No, non è a tema Marvel. È a tema pennelli. Secondo me sarà un disastro, ma farà molto ridere. Quindi sono assolutamente seria, state pronti. Mario,
Tu non puoi guardare, non voglio essere, mi sento già giudicata. Vi dico solo che l'ho messo troppo sotto nella scrivania, volevo farvi vedere lo scatolone di tele. È pronto. Sì, sì, Mario scappa urlando probabilmente. Ho intenzione di divertirmi molto. Secondo me, finita la prima tela, mi mandate dallo psicologo. Well, well. If it ain't my favorite group of hitchhikers. Questo era l'autista, il tizio. Sì, dell'uno. Don't mention it. Avevamo fatto l'autostop. But I do believe I neglected to introduce myself. The name's Bill, and you can count on me for a lift anytime. Except today, that is. Afraid the old butte's pulled up lame. Sorry about that. No biggie. We're enjoying the fresh air. Thanks, though. You, know someplace we can hunker down? Hunker down, you say? Oh. I'd almost forgotten what it was like to be young and in love. Y'all just toward the swamplands. You'll find an abandoned building by the dock. I guarantee no one will bother you there. Ma il signor Bill è un po' frizzantino, eh? Oh, Gitanez! Grazie mille per la sub! Ben arrivato. O ben arrivata. Ozva-chan, buonasera, buonasera. Non metti la lingua giapponese? Ho sempre giocato in inglese io, Final Fantasy. Metti Bill nel party. Non credo si possa. Ah, comunque ieri l'abbiamo messo in modalità grafica. Ed effettivamente è un'altra roba. Sì, sì, è un sacco più bello. Si perdono i 60 fps purtroppo. Però sti cavoli, tanto non è un gioco dove dobbiamo dare prova della nostra skillaggine. Cioè, sì, c'è giusto magari, sai, per schivare, ma alla fine neanche troppo. Cioè, si fa lo stesso, dai. L'ho de cioco basito. Maoxler, grazie per i 5. Ma buonasera. Vecchi edifici e case abbandonate possono celare forzieri che contengono tesori dimenticati nel tempo. Per completare le ricerche, trovali tutti. Da catchamol. Preferisci 60 fps? Ci sta. That thing Shinra's? Looks like. But definitely an older model. From back when they were duking it out. Hard to imagine this was once a battlefield. And harder still to find land anywhere that hasn't been a battlefield itself. Na, 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 na. Lo prendi domani il gioco? È bellissimo, è veramente bello. E che magrato. Oh, non capisco che magrato. Ah, qua. Ma no, Imu! Non li volevo uccidere, Mu. Guarda che sono durissimi. Vulnerabilità e alterazioni efficaci. Non sono deboli a niente. Lascia la tana ed entra in tensione. Si è destabilizzato con attacchi potenti. Ah, ok. Dobbiamo usare l'assetto potente, allora. Infatti, guarda, è andato subito. Oh! Cos'è qua trappola esplosiva? Ansia. Vai, tensione, vai. Ma io non stavo giocando Tifa ieri. Infatti. Quando un nemico è particolarmente temibile, lo si affronta equipaggiati di una materia di vocazione, l'esper, a cui questa è legata. Ah, l'esper, ok. Cioè, mi spiega la meccanica dell'esper. Vabbè, ma non credo siano particolarmente potenti, Mu. Oh, vai, 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 che ho la...
Non posso evocare, però posso fare una sinergica? No. Nope. So qua. Ma vabbè, tanto devo caricare l'invocazione. Porca boia! Potentissima, ma guarda Tifa! Vabbè, dai, non voglio evocare per sto mu. Ce la teniamo l'evocazione, ce la teniamo pronta. Allora, abilità. Parte segreta. Vai. Dove è andato? Moving on then. Raga, Tifa è fortissima. Non so perché sono così stupita, però fa veramente molti più danni di quelli che pensassi. Non l'avevo provata durante la demo. Avevo giocato solo Cloud e mi sa Red. E Barrett. Mancavano le grills da provare. Ed fa molti danni. Sì, è vero, anche nel remake era fortissima, hai ragione. È vero. Sì, già nelle fasi iniziali Dadi c'è il mondo. Manca a livello di esplorazione, hanno messo un sacco di cose. È tanto, tanto, tanto open. Che bella cosa. Torna un po' la vecchia magia dei Final Fantasy. Poi io, per carità, è comunque story driven, eh. Però hai tanta esplorazione. Tanti minigiochi. Ciao Belial, grazie per i 23. Buonasera. Oh, spada nuova. Attenzione, lama satinata. No, non trasmutazione. Vediamo un po'. Allora, lama. Bella la lama satinata, guarda. Ah, però peccato, non sono unite. Allora, passo da 22, 22 a 32, 24. Vabbè, conviene, conviene comunque. Vai. E ho anche una materia in più da assegnare, tra l'altro, da quello che vedo. Vediamo. Ah, intanto ho una prerogativa. Aumenta le quantità di offensive consecutive in assetto pesante. Velocizza più 10% la carica TB con attacchi e parate. Vediamo questa. Mentre come skill in più, aspetta che qua ho... Ah, Ignis. Ok. Qui sotto, analisi. Ci prendiamo... Niente. Assolutamente niente. Oh, oddio, ho un'energia in più. Andiamo di energia. Questa è aggiuntiva. Così la livelliamo. Allora, Nikus, quando sono unite, vuol dire che puoi far sinergizzare due materie insieme. Ti faccio un esempio. Questa qua di Tifa, vedi? Hai guanti di cuoio. Aspetta. Ecco, vedi che queste due sono collegate? Vuol dire che io posso utilizzare, ad esempio... Vabbè, questo in realtà non è una sinergia buona. Aspetta, fammi vedere se ne trovo una buona per spiegarti meglio. Purtroppo no, perché ancora mi mancano le materie. Però, quando le trovi così, sono divise. Quindi, ognuna ha il suo pallino singolo. Quindi, cosa vuol dire? Che Ignis va da sola, energia va da sola, accurata, questa qua va da sola. Quando le hai unite in questo modo, vuol dire che puoi andare ad allacciare un'altra materia che vada a potenziare quella precedente. Per esempio, questa è la materia meditativa. Potrei aggiungere, adesso qua non le ho, però delle materie che mi potenziano per esempio il chakra, che mi fanno curare di più, che mi fanno spendere meno MP, che mi rendono, per dire, un incantesimo ad aria. Quindi ad esempio se ho la magia di fuoco, fire, posso trasformarla ad aria invece che a target singolo, aggiungendo la materia che mi espande l'area di attacco. Non so se hai capito, mi sono spiegata. No sign of Shinra. Yeah. Looks like an old Republic landing. Could borrow a boat, make our way across.
Then, head on through the mines and keep going till we hit Junon. Sure. Ciao Petrok! Sempre di 40! Buonasera! We could. Let's not. Then maybe we swim it. This swamp is home to the deadly Midgard Sormer. Beware. But even if you're slow, you can rent a chocobo. We'll see you safely past being nothing if not fast. So just give Bill the word, and he'll pick you out. A bird! Well, can we rent some birds? Can we? Fine. Niente. Ha delle reazioni Cloud ogni volta che mi fa sempre ridere. Cioè, sembra vivere la vita costantemente imbarazzato. Eppure loro due sono cillissime. Loro due alleate fanno paura. Ma sono stracilline! Sono super amichevoli! Sì, Claudio è distrutto dalla vita. Certo che si cavalcano i Chocobo. Sono adorabili loro due quando si coalizzano. Allora, intanto qua c'è una box. Ma non ho capito quanto è vicina. Ma qua. Ah, i soldati senza nome. Dimmi, Danny. Cloud è tipo un fan medio di... Perché ho pensato a Magic the Gathering, ma non credo che tu intenda Magic. Ah, Meet and Greet? Fa medio dei Meet and Greet? Ma è Cloud. Ma perché mi mette sempre lui che io voglio giocare con Tifa? Perché? Keep it together. All set. Andato. Vinto. Maccalo. Maccalo. A pugni. Pa 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 pa. Dello stereotipo giapponese del ragazzo intimidito dal sesso opposto? Ma allora, il punto è che come cosa potrebbe aver senso se non avesse avuto chissà che esperienze con il sesso opposto, e intendo semplicemente anche solo a livello di amicizia. Il fatto è che mi risulta poco coerente per il semplice fatto che lui con Tifa, cioè, si conoscono da quando erano piccoli, no? E anche con Aerith, cioè, comunque ha stabilito un bel rapporto. Poi sì, per carità, lui l'infanzia l'ha passata addestrandosi. L'infanzia. Il teenaging. Passato addestrandosi, quindi sì, per carità, ci può stare che sia lievemente intimidito, però non così tanto, dai. Ormai stiamo viaggiando insieme da eoni. Io presumo anche che a una certa uno si dia anche una svegliata. No, non mi manca l'ossilia a turni. Faccio assolutamente a meno, guarda, te lo dico da appassionata del combattimento a turni. Sto combat qui è perfetto, è assolutamente bellissimo. Non cambierei una virgola, ti giuro, di come l'hanno fatto. Esatto, Dadi. Diciamo che non ha neanche l'aspetto del classico ragazzo timidino. Infatti, ciuffone biondo, fisico super atletico e spadone di 2 metri. Ma no, perché poi lo vedi quando parla...
anche con, che ne so, con gli altri NPC, anche all'inizio con Sephiroth. Lo vedi che comunque è un po' sbruffoncello. Quindi non capisco l'essere timidissimo con Aerith e Tifa. Cioè, non lo so, no, non lo vedo così coerentissimo col personaggio. Mentre Squall mi sembrava perfettamente coerente nel tipo estremamente introverso, che lascia trasparire poco e che ha proprio fatica nel comunicare. Cioè, Claude, cioè Squall, nell'essere rigido, era perfettamente coerente. Mega rigido in tutto e per tutto. Lo era con tutti. Lo era non solamente con Quistis e Rinoa, lo era assolutamente con tutti. Poi vabbè, si piglia strabene per Rinoa e il resto è storia. Non lo so, Cloud lo vedo meno coerente, ecco, con l'immagine del ragazzo timidino. Solo con le ragazze, ecco. Esatto, perché è timido solo con loro due. E loro sono strascialle, super alla mano, molto coinvolgenti, quindi... Magari, boh, sono io che lo vedo così, eh. Sì, Nika, non ti dico di no. È proprio che lo vedi che fatica a spiccicare parola con Tifa ed Aerith. Capisco la timidezza, ma Cloud sembra tutto tranne che timido. Allora, devo salire? Secondo me è un po' questa cosa, questa tipica narrazione giapponese, che piace tanto appunto ai giapponesi, del ragazzo super timido, che ha le tipe invece super procaci, super sgargianti, brillanti, che vogliono coinvolgerlo in tutto, e lui che fa tipo no, è proprio una roba da manga, è proprio la roba che piace a loro, no? Il tipo zero carismatico che ha le tipe che gli muoiono dietro. È proprio una roba tipicamente giapponese. È proprio il sogno giapponese, no? Che è una roba che non è molto realistica. Io infatti ho amato Tidus. Tidus, a livello di carattere, credo sia il mio protagonista preferito. Anche Clive mi è... Clive, scusate. Sì, Clive. Clive mi è molto molto piaciuto. Ma Clive perché ha avuto un'evoluzione particolare. Tidus è il mio preferito in assoluto, a livello di carattere. Cioè, simpatico, fa ridere, ironico, si esprime. È affascinato dalla vita di Yuna e da quello che fa, e non è eccessivamente rigido nei suoi confronti. Tidus è per me è il top. Mi piace proprio tanto come l'hanno realizzato. Hanno finalmente... Nel capitolo di Final Fantasy X, anche nel 9 in realtà, perché anche Gidan nel 9 è bello, bello sgargiantino, eh. Sì, sono quelli del 7 e dell'8 che sono mega timidi. Managed to get your truck fixed? Indeed I did. You must have been my lucky charms. She started up right after you left. Anywho, what can I do you for? You in the market for some chocobo? By any chance? Dammi chocobo. Need him to get through the swamplands. Then you have come to the right place. Back in the day, we had Republic ferries to get us from A to B, but now they're nothing but driftwood, sadly. We got the next best thing, though, chocobos. To them, a bottomless bog's no worse than a kiddie pool. Now, ladies. You're probably wondering, what gives these birds the power to glide across swamps with ease? Ma magari, Danny. Magari. Non so cosa darei per un Final Fantasy 8 con sta grafica. While their limber legs can outrun a motorboat. Not even the dreaded Midgard Sormer, one of the fastest fiends around, can keep up with them. Wow. But you don't need convincing. You just need pointing. To a hard-working chocobo, nature's two-legged limousine. So, can we rent some? Sure can. My grandson Billy's in the stable over yonder. He'll help you out.
Oh, qui ci sono un po' di personaggini nuovi di questo capitolo che a me sono piaciuti parecchio. Io voglio remake dell'8. Fatemi remake dell'8, please. Il remake del 10 non ha senso perché è ancora troppo recente e è ancora bellissimo. Io per dire, un remake del 10 non lo farei per ora. Attacchi sinergici a distanza concatenati fino a 3 volte. Ah, aspetta, con Barret e Red, però non ce li ho con me. Attira il nemico, infligge danni magici di vento a costo PM0 con effetto a diffusione. Incrementa al 3% i danni inflitti con offensiva in assetto pesante. Questa è bella. Uso parecchio l'assetto pesante, quindi questa è molto buona. Ma il 9 è invecchiato molto bene, col fatto che è chibi. In realtà già nella remastered secondo me hanno fatto un buon lavoro. Il 9 è ancora stra mega giocabile, eh. Io l'ho rigiocato 6-7 anni fa, ancora mega rigiocabile. E l'ho giocato prima che facessero la remastered, tra l'altro. Ciao Psychopathic Nerd, sto molto bene, grazie. Ho sonno da morire, però sto bene. Un libro che mi consigli da leggere che ti è piaciuto? Ah, guarda, ultimamente sto spazzolando via un libro a settimana. Però, tra tutti gli ultimi che ho letto, quello che mi è piaciuto di più è Il pesatore di anime. L'ho letto un paio di mesi fa, mi è piaciuto veramente tantissimo. È la storia di un... Se te lo spiego ti spoilerò. Allora, diciamo che parla dell'indagine di un serial killer. Got no more birds. Last one went this morning. Could have fooled me, kid. These are spoken for. That or they're not fit for writing. E su un esperto di interrogatori. But mi è piaciuto un sacco. You're in a bind, so I'll bump you up the list. For a price, of course. Which is? 10 grand each. The thing is, we don't have that kind of money. Or any, really. Well, there is one other option. Only cost you a grand. Is what a scoundrel might say. But I wouldn't dream of distressing y'all further. Just so happens one of our birds ran off the other day. Wild thing, but still a fine chocobo. If you can manage to find and catch him, then he's yours, free of charge. You sure? Yeah, why not? Name's Pico. Pico. Andiamo a recuperare Pico. And he's the spitting image of Pops here. You can start by looking for his tracks. Find those, and you're sure to find the feet that made him. Now, wild chocobos can be a bit skittish around people, but if you play it cool and creep up real quiet like, you'll wrangle them no problem. I think we can do that. Thanks. And one last thing. This info comes free of charge, provided you promise to stop by our shop. Comunque si vedono i personaggi nuovi, eh? In generale sono tutti molto più realistici come fattezze. If y'all can catch our runaway and get his butt back here, riding and rearing lessons are on me. Anche perché nel gruppo originario l'unico realistico a livello di fattezze, corporatura è Barret. Perché Claude, Tifa e Aerith hanno degli occhi grossi così di porcellana che sembrano delle bambole. Mentre Barret ha un viso comunque piuttosto realistico. Billy sì, molto bel personaggio. All he thinks about is money. He's just doing his job. We understand, I suppose, but he's been a real pain about it ever since our parents left. Say, are you guys from Midgar? Yeah, the Undercity. Then do you happen to know Chocobo Sam? Not very well, but yeah, I guess we do. Where is he? Probably the Sector 6 slums.
He's a big deal in Walt. Why do you ask? I was thinking about reaching out. It's his fault Mom and Dad are gone, so... Chloe, that's none of these good folks' business. But they could help. Don't tell anyone what she told you. Sam's one of the biggest names in the business. If he gets wind of that story, our ranch is done for. Don't worry, your secret's safe with us. I promise. Oh, take these greens. You can give them to Pico when you find him. Rami familiari. Treat, you see. Maybe he'll come back once he's had a taste. Right. Should probably sell you stuff, huh? Billy will throw a fit if I don't at least try to get you to spend a few gil. No pressure, but if anything catches your eye. Also, if you have any golden plumes on you, I can exchange them for chocobo gear. So be sure to hand them over if you do. Finimenti per chocobo si trovano nel negozio del ranch. Ah, l'avevo vista sta roba. Tra l'altro sono belli. Ecco qua, il metto Shirra, pettorale Shirra e stinchiere. Però bisogna portargli i pezzi, quindi bisogna completare le missioni. Molto carina anche sta roba. I hope Pico doesn't give you all too much trouble. Kingdom Hearts, boh. Considerando che abbiamo aspettato 10 anni. Anzi, avete aspettato 10 anni. Dato che io l'ho recuperato nell'anno d'uscita. Il capitolo 3. Where'd you run off to? You mean Pico? Let's try looking for some traps. Pico, dove sei, Pico? Allora, le piume d'oro. Ranch di Bill. Aspetta, devo trovare le tracce. La roba l'avevo fatta subito nella demo. Vedi che io poi live ho una capacità di distrarmi che è irraggiungibile. Bisogna seguire le piume. No, aspetta, andato di qua. Bisogna seguire le piumine gialle. Ogni tanto le perdo. Comunque sto gioco la sera è veramente chill. Per la parte esplorativa. Stamattina ho aperto YouTube. Mi sono comparsi qualcosa come una striscia così di video. Boss finale Final Fantasy 7 con tanto di copertina. Quando sei sulla hunt. You don't want to startle your prey. Battaglia contro personaggi. Beh. Ma tutto in copertina, così. Tipo finale Final Fantasy 7, così. Che infatti ho tirato due madonne. Ho proprio pensato, meno male che Final Fantasy 7, cazzo, non me lo puoi spoilerare perché lo conosco a memoria, sto gioco. Poi sì, vabbè, molte cose le avranno cambiate, però insomma, il gioco è quello. Però, no, raga, ve lo giuro. Ma proprio stamattina ho aperto YouTube, una fila così di... Porca Eva, gli spoiler nelle copertine. Nika, no, ma infatti non si può cercare roba su Metal Gear. No, vabbè, ma io semplicemente non li ho aperti, non li ho guardati, quindi non penso che me li consiglierà più. Però girano comunque le palle. A parte che c'era, cioè, in mezzo ai video c'era una run di 5 minuti e... sì, 5 minuti. Di 5 ore e 57 minuti. Playthrough, gioco completo, Final Fantasy VII Rebirth. Che l'ho guardato e ho detto, zio, ma sei serio? Cioè... Ma puoi fast rusharti Final Fantasy VII così? Cioè, sparartelo in 6 ore? Tutto? No, allora, è possibile, ma vuol dire che hai corso come un endemoniato e hai fatto solo la storia principale. È una speedrun, in pratica. Oh no, mi ha visto. Cazzo, mi sono distratta. Fuck. Thank you.
Aspetta, mi sono... non mi ricordo cosa devo fare. Devo tirare i sassi io qua. Aspetta. Non mi ricordo cosa mi aveva detto il tutorial. Di prendere i sassi e lanciarli. Mi sembra. Poi devo passare alle spalle. Ah, ma perché lui che dà l'allarme? Oh, cazzo. Li avevo presi subito nella demo. Sto pico. Perché mo ho skippato per sbaglio il tutorial e non so cosa devo fare. Oh, Gersechi, ciao! Grazie per gli 84, buonasera! Bentornato. Allora, aspetta, devo... No! Ah, vedi, è lui che mi fa sgamare. Ma mi vede, ma zio bananino imperialissimo. Fare giro largo. No, non è colpa vostra, sono io che ho skippato il tutorial, porca Eva. Cioè, sta roba l'avevo fatta al first try a Londra. Perché non mi ricordo i comandi, perché non li ho letti adesso. Non me li dice più, giustamente. Ah, ma aspetta, devo andare avanti così. Adesso mi ricordo. Ciao, amici di Giula! Grazie per il ride. Ben arrivati. Stiamo final fantasando. Allora, cattura Pico. Attenzione. Ma qua dovevo tirare i sassi. Non in testa a Pico. Che poi sono dei massi giganteschi. Dai! Che carino, adesso ti do l'erba Ghisal. Ho anche guadagnato 2 piumine d'oro. Tutto benone. Yes, un po' stanca. Non ho dormito. Però bene. Tutto bene. Devo altrettanto. Oh, guarda che la radice Ghisa sono i ravanelli in pratica. Oh, isn't he just the cutest? Oh. You know, they are kind of similar. Totally. Effettivamente. What does he want now? Trova i tesori! Che bella l'abilità del Chocobo. Sorry, that's all the food we had. Sta trovando tesoro. Ricordate che Chocobo scavavano e trovavano i tesori? Come on. Era una delle mie cose preferite. No, i ravanelli piccantini, che buoni. Li adoro. Stra buoni. Mau, ma da quando ti sei dato alle freddure addirittura più brutte di quelle di Dario? E ce ne vuole, eh? Cos'è questo Dark Side che state sviluppando? Dario! Ma me li stai contaminando tutti? Eh no, Sara. Me li stai contaminando tutti? Va là. Sì, evolvendo. E voglia la zoppia. There's our guy. Nothing beats a little taste of home, now does it? Sta musica molto yo. Not so much as a feather out of place. Got one healthy bird here. Enough to ride? Sure, though I wouldn't try till he's done eating. Once he's had his fill, though, I'm sure he'll come around to the idea, if we ask him nice. Ain't that right?
I'll need to prep his gear and all that, so why don't you wait outside? Ah, altro personaggio nuovo. Che non è nuovo, in realtà c'era nel remake. Chadley! You do remember me, don't you? Ma certo che mi ricordo di te, ma purino. Mi ricordo benissimo. I knew you would. It was an absolute pleasure working with you in Midgar. Thank you again. You're invaluable. Quello ricercatore del remake. So much materia. Detecting internal monologue. The hell's this weirdo doing here? Droide. Bel personaggino anche lui. Ojo, you know. Though your thoughts could be read by any cyborg. But to answer your question, I took a page out of your book and skipped town. Now, the whole world's my laboratory. Speaking of which, I have a favor to ask, if it's not too much trouble. You need more battle intel. That's the cloud I know. Always eager to get on with it. But yes, though, I'd like you to activate some Remna Wave towers first. They were originally constructed by the Republic of Junon, but were claimed by Shinra after the war. Since which time they've sat idle and untouched, just waiting for someone to put them to good use. Carina sta cosa delle torri, sono un po' tipo i punti di interesse di Assassin's Creed. Ti fanno uno scouting di tutta la mappa. How does that sound? You'd not only be helping me, but yourselves as well. If we find any, we'll turn them on. Wonderful. I thought you might say something like that. Mi piace come lui si giri verso gli altri e gli altri fanno tutti i cavoli loro. Tipo, io non ti aiuto. And this will activate it. As the tower's close by, allow me to accompany you. Che grandi tasche che ha Cloud. Non si sa dove l'abbia messo quel bagaglio lì. Salix Loves, ciao. Bene, sono appena tornato da una gita e ho incontrato il mio sosia. Ma dai, hai trovato un tuo sosia? Deve essere Strambo. Here we are. Spessissimo mi taggano con mie presunte sosia. Il problema è che non mi assomigliano mai per niente. Tipo, Sara, questa ragazza ti assomiglia tantissimo. Poi vai a aprire la foto, è semplicemente castana con gli occhi castani. Cioè, tipo cose in comune, colore dei capelli e degli occhi. No, non ne beccano mai una. Sì. Power activation confirmed. Initiating preliminary scan of the grasslands. Gambe, due braccia. Of fiends and natural resources. After careful consideration, I have devised a new name for this type of research. I call it World Intel. Come lo sapevi, Plissken, che Nicolas Cage è mio fratello? Siamo uguali io e Nicolas Cage. Il dossier esplorativo contiene dati necessari a Chadley per far progredire le proprie ricerche. Sviluppando nuove materie o preparando nuove sfide simulate. Sì, tra l'altro alcune sfide. Ne ho fatta una. La bella tosta. Con la gabbia. Quid pro quo. To summarize, I want us to become research partners. But before that, is there anything you would like to add? Niente, perché sta roba me la sono già sparata durante il tutorial e mi ha già spiegato tutto. No reason not to begin at once. With your activation of this tower, my analysis of the grasslands has already yielded some data. Though hardly substantial, it is enough for me to create materia. Which of these would you like? Dunque. Crio incendiaria bellina. Incendiaria. Metamorfica. Trasforma l'oggetto in nemico. Scompivi sotto una determinata soglia.
Questa qua è carina, la metamorfica. Si usa automaticamente l'abilità individuale quando non si è leader della squadra. Mi sa che mi prendo la metamorfica, che già è già livellata. Dai. Dammi la metamorfica. Ah, non posso. Posso prendere solo la creo incendiaria all'inizio. And remember, you're not in this alone. Should you require assistance, just ask. I progressi delle ricerche zoologiche di Chadley contribuiscono all'aggiornamento del simulatore e allo sviluppo di varie sfide virtuali, tra cui quelle Esper, con cui potrai ottenere materie di invocazione. Esper titano? Oh, let's go! Allora, aspetta. Mi metto subitissimo questa materia che mi ha appena dato. Allora, Ignis, energia... guanti, asta salvatrice. No. Aspetta, ma io avevo l'asta millenaria. Let's go, non l'avevo vista. Vai, e qui andiamo a mettere crio incendiaria. E fa Igniga e Crioga. Poi così le ho tutte. Abbiamo Aero, Fulgor, Ignis e Crio. Ona. Benissimo. Poi, fammi vedere a sto punto, perché mi viene il dubbio che anche la nostra Tifa... No. Speravo che avesse anche lei qualcosa di nuovo, ma no. No. Ma intanto salviamo, che non ho mai salvato da quando ho loggato. Pericoloso. Bellina quell'immagine con Erit a braccia aperte. Dai, che voglio combattere Titan. I have recreated Titan, the mythical colossus of the grasslands, in virtual space. I encourage you to pit your skills against the summoned entity so that I might complete its materia. Ma non posso. Sì. No, raga, sta musica. Non so perché. Ce n'era una simile? Ma mi ricorda tantissimo qualcosa, ma non capisco cosa. C'era una simile nel 7? Wii Sport. Non lo so, deve essere una roba che ho già sentito. Boh. No, non ballo. No, non capisco se l'ho sentita nel 7 classico... O su qualche altra roba. Forse Wii Sport. Non ho più pallida idea. Però mi sembra una roba che ho già sentito. Forse Wii Sport può essere. O forse nel villaggio degli antichi. Può essere. Non lo so. Però ho avuto proprio un momento dove ho sentito un pezzo e ho fatto... Non è la prima volta che la sento. E no, Titano. No, perché ho chiuso. Rimettiti sto visore. Sconfiggendo un Esper nel simulatore di combattimento ne ottieni la materia di invocazione. Lo voglio. Lo voglio. Come massima potenza. Ah. In pratica mi fa il culo. Se analizzo un suo cristallo è più facile. Altrimenti mi fa malissimo. Fino a 3 combattenti, andiamo con loro 3. Sì. Aiuto.
forse Final Fantasy X, può darsi, non lo so, mi ricorda qualcosa che ho sentito. Capo. Mia soluzione è fuggire. Help me, please. Allora, aspetta. Mamma mia, raga! Sono già morta! Allora. Beh. Eris! Scelgo te! Specializzata negli attacchi magici con troppi nemici. Tenendo premuto guardare il colpo di testa, può caricare l'attacco fino a scatenare sbarramento magico che fa comparire uno spirito protettore che colpisce ulteriormente il bersaglio. Un triangolo, telecerchio magico, può spostarti istantaneamente da un cerchio all'altro. Ma io devo curare assolutamente Tifa. Prego. Praticamente ha shottato anche lei. Sono morta! Allora, you can fix this? Sì. Eris è morta, però. Non posso più curarla adesso. Però puoi curare Tifa. Morta anche lei, no, è troppo forte così. Sa che lo devo abbassare di livello prima. Troppi danni. No, è presto, è presto. Troppo, troppe volte. Peccato. Dobbiamo utilizzare i cristalli per depotenziarlo prima di affrontarlo. Ah, vedi, già sapeva che mi avrebbe fatto il culo. In pratica dobbiamo esplorare per andare a trovare i cristalli e depotenziarlo in questo modo, perché altrimenti, oppure livellare noi. O livelli tu o depotenzi lui, una delle due cose. Tra l'altro, raga, guardate la mappa. Gigante, che bello. Questa è tutta la prateria. Dunque abbiamo un dossier. Un altro dossier, caccia. Ah, questa è tosta. C'è una boss fight abbastanza carina. Allora, prima illustriamo qui. Semi nebulosi. Poi c'è una secondaria qui. Aspetta. Ah, ok, è il segno di Chadley. Effettivamente, perline. Devo parlarle, dato che ha quella faccina scontrosa. Non mi ci va a parlare. No. Hey, perfect timing. Pico's all prepped. But first, here. You just give that whistle a toot and your chocobo will come a running. Dopo aver catturato un chocobo in una zona, potrei chiamare lui e i suoi simili usando l'apposito fischietto con R1. Tranne quando sei in città e nei sotterranei. Sì, l'ho già fatta tutta sta roba. Ero andata un sacco avanti io nella prova. Beh, ci sono quasi in realtà, sono quasi arrivata. Cioè, ecco, considerate che tutto quello che io ho fatto da ieri a oggi, in 5 ore circa, l'ho fatto da loro in un paio d'ore, forse anche meno. Questo solo per far capire quanto tempo perdo quando sono in streaming. È tipo tutto raddoppiato. Avevo messo veramente tipo un'ora e tre quarti, meno di 2 ore, ed ero più avanti di così, eh. Avevo esplorato tutta questa parte qua, tutta. Anche questa l'avevo fatta tutta, questa sotto l'avevo fatta tutta. E avevo fatto così tanta roba che poi ho fatto il riassunto a tutti. Ho fatto tipo il circoletto con Sabacus, Eidonia, Player Inside e gli ho raccontato tutto quello che avevo sbloccato perché ero andata avantissimo. Sono talmente abituata a perdere un sacco di tempo in streaming
che quando gioco da sola, raga, sembro una macchina, cioè proprio pam, a manetta. Sì, sì, avevo sbloccato un sacco di roba, infatti poi gli ho raccontato tutto, ho detto, raga, ho trovato, allora c'è questo, c'è sta roba, c'è sta grotta dove sblocchi questo, c'è sta roba. Sì, avevo esplorato un botto, ma veramente tanto. Ma in pochissimo. Quanto tempo investo in dettagliate spiegazioni? No, vabbè, ma perché in live giustamente chiacchieriamo anche da altro, si cazzeggia anche. Quindi è un po' come giocare da solo o giocare, che ne so, sul divano con i tuoi amici. È ovvio che se sei sul divano con i tuoi amici ci metti tre volte di più rispetto a quando sei da solo a fare le cose. Dico? Ma segue Bill, ma c'è del loot! Ah, il loot. Sì, ho più degli sviluppatori. Sono qua. Here's where we get our birds in shape for the races. Ma cosa vuoi allenarmi? Guarda che ero già sopra picco. The gold saucers, I mean. They're a big deal in our community. Won't find a ranch around here that doesn't compete. So you guys race too? Divano con gli amici diventa automaticamente scarso. Vabbè, ma quello è un po' tutti, ma è normale perché ti distrai di più. But never you mind all that. You just focus on the basics, like making sure you don't get thrown from the saddle. Why don't you try hopping on Pico and giving me a holler? Io prima di iniziare a streamare, anni fa, avevo l'autostima a 1000. Mi credevo una player molto forte negli MMO. Poi ho iniziato a fare streaming e le mie abilità si sono ridotte dell'80%. Ma in tutto, eh? Gesù bambino! Ok. But how's about we stretch his legs a bit? No, vabbè, non per quello, insalata, è che in streaming ti distrai veramente tanto. No, non è questione di confronto, è proprio che a prescindere dal confronto. Proprio che in streaming ti distrai molto, quindi diventi automaticamente incapace. Ma per carità, non tutti, eh. Io mi distrago un botto. Carina sta musica. Ce l'ho il NOS? Come obiettivo 40 secondi, ma come posso fare a farlo in 40 secondi? Ah, ma aspetta, così sto rallentando. No, aspetta, ho mancato lo scatto. Fammelo rifare. Fammelo rifare, please. Devo scattare. No, no, ma premevo R2 che dovevo anche scattare. Ikari, grazie per i 6. Ciao Ikari, welcome back. Grazie cattivo Merlo per le 5 sabbone regalate. Grazie. Grazie mille per i 5. Buonasera, buonasera cattivo Merlo. Resi chef, grazie per i 31. Not sure what the trouble is. Didn't want to confide in me for whatever reason. Aspettate che la sorellina Chloe è preoccupata. They did dang near everything together. You want to lend Chloe a hand? We need to move on. True, but moving on costs money. Hmm. We had fun helping people in Sector 5, right? Same deal. In ogni regione ci sono persone che potrebbero avere degli incarichi da tutto fare ed affidarti. Per vedere se ci sono richieste, guarda la voce incarichi sulla mappa e ricorda che sempre sulla mappa puoi impostare la meta e accelerare il accertare il livello consigliato per intraprenderli. Le secondarie sulle bacheche. Sulle bacheche che vedi, ad esempio nelle locande, sono indicati gli incarichi da tutto fare richiesti da gente del posto. Una volta accettato un incarico, il punto in cui si trova il richiedente verrà indicato sulla minimappa.
Non dimenticare di guardare gli annunci, anche perché collaborare per compiere un incarico può farti guadagnare la simpatia dei tuoi compagni e aumentare il livello della squadra. Sono luoghi che puoi raggiungere istantaneamente con uno spostamento rapido, bla bla bla. Per serviti delle fermate di una determinata zona è indispensabile poter chiamare un chocobo locale. Va bene. Fammi andare. Sì, lo scatto è con L3. Sì, ma infatti adesso la rifacciamo questa qua. Voglio riprovare con lo scatto. Vedere se riesco a arrivare almeno nella terza posizione. Che perché poi mi sa che per primeggiare servono le bardature del chocobo, però con la prima dovremmo riuscire a farla. I heard you might need some help. You did? Oh, I see. Billy talked to you, didn't he? I've been meaning to go pick flowers, but the plains are way too dangerous for that. I'm sorry to hear that. As a flower lover myself, I sympathize. Well, the thing is, I want to make a flower crown. Mom used to make them for us all the time. So I wanted to give it a try, but with all the monsters, I didn't know how I could. Here's an idea. Maybe we could do the picking for you? Sure. Cloud, thoughts? Mi dei tuoi genitori. Truth is, our parents died in an accident when I was really little. Billy doesn't like to talk about it. Sorry. We used to go on these family picnics. And after we were done eating, Mom would make flower crowns for me and Billy. I'd wear mine for days. Mi manda fuori di testa che ci siano due informazioni differenti nell'audio e nello scritto. Cosa sai di Sam? I shouldn't tell you this, but he's the reason Mom and Dad died. That's what Billy says. I don't know. He always changes the subject when I ask. Sì, c'è la meccanica di amicizia. Really? You will? The flowers grow on a hill that's got a great view of Midgar. It's kind of far, but a chocobo will get you there quick. Thank you so much. You're welcome. Ma l'altro giorno sono incappata in un video dove parlava di pratica con l'inglese. E dove diceva... Era una ragazza italiana in realtà a dirlo, quindi boh, non so quanto sia vero. Però diceva che non si dice you're welcome, per dire prego. Cioè, che è una roba che ci insegnano a scuola, però in realtà nel linguaggio non si usa. Non so quanto sia vero. Io ho sempre detto you're welcome. Infatti boh. Ma io ogni volta che vado all'estero e qualcuno mi dice thanks, io dico sempre you're welcome. No, Dario, no, sono arrivata a metà, me l'ero dimenticata, l'avevo lasciato a metà l'altra sera. Anwian, ciao, grazie per i 9. È bellissimo sto Final Fantasy, veramente, veramente, veramente bello. No, davvero molto, molto bello. No, dava un'alternativa... Ma non ricordo qua. Ah, forse anytime. Sì, è una forma super formale. Nel quotidiano dicono più anytime. Sì, forse anytime, hai ragione. Sì, perché you're welcome è formale, mi dicevano. Si dice più... È vero, anytime. Sì. Adesso mi hai ricordato. Sì, l'alternativa era quella. Allora, aspetta. Dov'è che spartiva la gara? Chocobo Race... Dai Moguri! Andare dai Moguri. Dopo la facciamo la gara. Prima i Moguri. Sono più importanti i Moguri. Moguri! Aspetta, sono andata alla parte sbagliata. Ciao Gaetano! Hai per caso visto il trailer del film di Borderlands? Sì, non l'ho visto. Non l'ho visto. Devo vedere. Intanto grazie per la resub. Notte, notte chi va? Gotcha.
Let's finish this. Keep it together. I got it. This one's for you. Tifa! Spaccali tutti. Proseguendo giusta? No, assolutamente no, perché era di qua. Non so se posso fare il giro. Sì. Eccolo là. Aspetta che c'è roba qua. Fermati. Fermati. Eccoci! Bellissimo. La casa dalle... La, le case dalle caratteristiche... Gesù. La casa... Ah! Le case dalla caratteristica forma fungo sono le dimore dei Moguri, misteriose creature protagoniste di fiabe e racconti. Apri la porta ed entra per scoprire come vivono questi adorabili amici. Raga, il mio cervello non ce la fa più. Cioè, è tipo qua che chiede di dormire. È tipo, ti prego, dormi, riposa. Sto cercando di far lavorare contro la sua volontà. E perché finché avevo la Red Bull in corpo stavo bene. Adesso sono tornata più rincoglionita di prima. Io devo dormire. Entriamo nella casa dei Moguri. Sì, Red sta sul Chocobo ed è una cosa veramente brutta. Potevano farlo correre di fianco al Chocobo. Cioè, vedere Red che sta così è davvero bruttino. Davvero Red. What the... Siamo nel mondo di Winnie the Pooh. Welcome to our Moogle Emporium. Ciao, Dardis! Grazie per il Prime! Quanto sono belli, Moogle. Those Mooglets are refusing to come back, and we can't do business without them, Koopo. Actually, maybe you wouldn't mind helping? The Mooglets are having too much fun to come back on their own, so I want you to round them up. And then we can open up the Emporium, and everyone will be happy, Koopo! Oh, che carino. Esatto, Pikachu. Fine. I'll see what I can do. Thanks so much, Koopo. Ma infatti, guarda, è perfetto per dormire, perché ne ho bevuta una oggi pomeriggio, di Red Bull, ovvio, e lì per lì ero super sgargiante e brillante. Adesso mi è arrivata una botta di sonno, perché utilizzi ovviamente più energie di quelle che hai, quindi poi dormi da Dio. Io dormo da Dio. Sì, sì, no, io... Sì, sì, sì. Mi dà una botta di sonno. Che in realtà è positiva, perché... Per me che a volte faccio fatica a dormire, è strapositiva sta roba. Cioè, mi scateno durante... Appena mi passa l'effetto, sono tipo qua. Rebound. Sì, sì, ma adesso farò proprio da letto. Facciamo giusto sto giochino dei Moguri, poi vado. I Moguri devono tornare a casa, ma hanno voglia di giocare. Fai in modo che rincasino da soli o acchiappali, ricordando di evitare i loro attacchi scherzosi. Mi raccomando, attenzione agli attacchi scherzosi. No, ne basta una. Cioè, io con una dormo benissimo. Cioè, nel senso, una pomeriggio dormo. Sì. Attacco scherzoso. Vai. Mangiamolo verso casa. Fuori uno. Easy. Attenzione che questo mette le trappole. Vai, no. No, no, già, già, due, vai. Mogu mi mette le bombe scherzosissime. Molto scherzose queste bombe, a non farmele esplodere addosso, grazie. Ok. Entrato? Sì, è entrato, ok. Rimasto mocchi. Tira le banane. Dove stai andando, mocchi? No. Cambia subito direzione. No. Vai là. Bravissimo. Mi è rimasto. Mosh.
Il gioco è bellissimo, Giorgio. Ah, è davvero carino, ma è pieno di minigiochi. Mogurini da far rincasare. 5. Porta i mogurini a casa. È vero, Daddy, le bucce di Raiden. In realtà era cacca di piccione. Con i mogurini finalmente a casa, il negozio può riaprire e mettere a disposizione vari articoli da ottenere cedendo medaglie e moguri. Le medaglie e moguri sono spesso nelle casse che vedi lungo la strada. Quando ce n'è una, non dimenticare di distruggerla. I negozi dei moguri sono tanti, continua a fare rincasare i mogurini nelle varie zone e l'assortimento migliorerà con tante sorprese interessanti. Le monete moguri c'erano anche nel remake, mi ricordo. Però erano diverse, mi sa che te le dava con le secondarie, mi ricordo. Può essere. Etere, rubino, smeraldo, orecchino vitale, arte della spada, volume 1. La via della potenza, volume 1. Per ora ho una sola medaglia moguri, quindi posso al massimo prendere un etere, ma direi che ne faccio a meno. Just so you know, there are 6 more mock stools out there, Koopa. So be sure to say hi to my friends if you find one. Also, the more emporiums we open up, the more stuff we'll have for you to buy. That's a win-win situation in my books, Koopa. Over here! Koopa! Mamma mia, raga, sto gioco mi ha messo proprio nel mood da sonno. Non perché sia noioso, il contrario, è che è molto rilassante. Tutte musiche carine, i moguri, la certezza che andrà tutto bene. No, veramente bello sto gioco. Ho fatto un lavorone, raga. Cioè, più lo gioco, più vado avanti, più mi convinco che quelle recensioni erano reali, che tutti quei 9, quei 10 erano meritati. Le luci, i sassi. Sì, la Red Bull ha finito l'effetto, mi sa un'oretta fa almeno. Oh, mi fa piacere, soi. Anch'io sono stata molto bene oggi, anche se ero molto rincoglionita. Poco sonno, però abbiamo fatto tante cose belle. Abbiamo iniziato Last Epoch. L'abbiamo finito ormai. Vabbè. Beh, abbiamo livellato parecchio su Last Epoch, dai, per il tempo che ho avuto. State sbadigliando tutti. Sorry. Beh, dai, insomma, si è fatta una certa. È anche il momento di entrare nel mood serale, quindi ci può stare che sbadigliate. Belle chiacchierate. No, sono contenta che vi sia piaciuta, molto. Chiami una pedana. Giunse l'ora. Eh sì.